di nuovo qua, ho pulito tutti gli utensili che ho utilizzato, la colla si dovrebbe essere asciugata, vediamo cosa succede. Nel frattempo ho preso la mia collezione di conchiglie, ho attaccato la pistola a colla caldo e ho preparato una piccolissima composizione che servirà per il centro. Allora, cominciamo a vedere cosa è successo qua. Ok, mi sembra che il risultato sia carino, diciamo. Bene, questo mi servirà anche un po' come guida per attaccare le mie conchiglie. Metto insieme qui la sabbia che è caduta, che andrò poi a recuperare con calma più tardi. Ora, ci sono varie possibilità di effettuare la decorazione con le conchiglie. Potete cominciare dalla più piccola al centro a crescere di grandezza per andare alla più grande, oppure fare l'inverso, oppure se avete come me parecchie conchiglie più o meno della stessa misura, non fare dalla più piccola alla più grande, ma così mescolato. Io sono andata anche a cercare qualche conchiglia un po' particolare che avevo, che utilizzerò per decorare qua e là. Ho tolto le più grandi, che sono queste, poi mi sono procurata appunto la colla a caldo e anche qualche stecca dente. Poi sono andata a creare questa che è la mia composizione centrale, vedete, è una, penso che questa sia una patella, e qui sono andata a prendere delle conchiglie, le ho messe in posizione e poi ci ho buttato dentro la colla a caldo nei vari buchi che ho trovato e sono andata, ho aspettato un attimino che asciugasse leggermente e poi sono andata a schiacciare la colla a caldo bene bene nei buchi e mi sembra che insomma tenga bene. E questa, come detto, è la mia, è il mio centro che andrò a posizionare qua. Se volete essere precisi, naturalmente fate le righe e andatevi a cercare il centro. A me piacciono le cose un po' così e quindi lo faccio a caso. Ok, poi naturalmente il procedimento è semplice: andate ad applicare la colla a caldo, usatene parecchio perché calcolate che comunque dovrà diventare un quadro e dovrà stare in verticale, e se cominciano a cadere le conchiglie non è una cosa molto piacevole. Qualche problema con questa colla perché ho comprato le cartucce nuove che non sono propriamente le sue e faccio una fatica bestia, quindi scusate la mia lentezza. Comunque andiamo avanti. Io ho deciso di procedere a caso perché le cose fatte a caso mi gustano. Cerchiamo naturalmente di far sì che questa striscia non sia coperta, ma sia scoperta, almeno quella è la mia idea, poi vedremo come procederò. La colla non è ancora completamente asciutta, vabbè. Allora, io procedo così, sì, ci provo, naturalmente la colla va messa qua. Sempre che voglia scendere questa maledetta. Ecco, adesso è scesa troppo. Vabbè. Vi premetto che io questo lavoro non l'ho mai fatto, è proprio una realizzazione di un'idea. La sto realizzando con voi. Se riuscite, mettetene anche un po'
tutta la circonferenza della conchiglia. Niente, sta colla ha deciso di farmi tribulare proprio oggi, che avevo voglia di fare un po' di così. Eccomi qui. Allora, sono andata avanti col procedimento. Non ho filmato perché la macchina fotografica mi ha abbandonato e poi in più ho tribulato tantissimo con la colla caldo perché appunto ho comprato delle cartucce non idonee. Comunque sono andata avanti e questo è il mio risultato. Come vedete ho continuato la spirale. Poi ho visto, dato che sono andata un po' storta, ho visto che qui c'era dello spazio e ho pensato bene di mettere l'anno, appunto estate 2010, l'anno scorso. E avevo già pensato di mettere l'anno, però avevo pensato di metterlo dietro. Dato che c'era posto, l'ho messo qui davanti e l'ho scritto con un indelebile. Poi ho applicato qua e là delle conchiglie un po' particolari e qui vicino all'anno ho messo del sughero, in quanto io ero andata in Sardegna l'anno scorso e avevo rubacchiato qua e là un po' di sughero, quindi le ho deciso di applicare qui un pesciolino per rendere un po' tutto più simpatico. E questa è la mia creazione. Mi piace, molto pesante. La trovo veramente carina come ricordo, piuttosto che avere un piatto così di conchiglie, ce le abbiamo appese, o perlomeno le più belle, ecco. Ora andrò a prendere il quadro nel mio corridoio, poi vi faccio un paio di foto. Comunque, io spero vi piaccia, che vogliate realizzare anche voi qualcosa del genere. E insomma, vi mando un grosso bacio, a presto e alla prossima creazione. Ciao!